Francia, per Marsiglia e la, tutta la Provenza. Venite con noi. Facciamo due paste? Micio. Siamo arrivati ad Arles. Arles, comune città, perché è storica, tanto è molto un po' romana e poi ne ispira tanti fotografi. Noi siamo qua giù. Questa è una biblioteca nel parcheggio, quindi chi vuole lasciare un libro lo può anche lasciare e venire a prendere quando gli pare. Belle! Alle parche dell'atelier per vedere quest'opera completamente nuova che va contro le idee di ristrutturazione ma di ricostruzione. Siamo a San Marino della Mer, in particolare siamo sulla torre vedere un paesaggio molto bello in turismo. Le mascotte in questo posto sono i fenicotteri. C'è un gelato, la lavanda, pistacchio e mojito. Siamo alla prima azienda che andiamo a degustare perché che riguarda il vino, quindi della zona delle sabbie, quindi aspettiamo grande sapidità. Proviamo a fare un bel aperitivo, va bene? Dunque, l'aperitivo di questa sera si fa con vino? No, con birra fatta a riso, riso nero in questo caso. Poi proviamo, ecco sono i bicchieri, lo stile ambrato, riso sempre della Camargue, riso rosso e riso bianco, sempre della Camargue, esatto. Una bellissima barca. La dinamica città di Montpellier, piena di studenti, piena di giovani, forse una città molto moderna, tra le più moderne che abbiamo visto fino adesso. Andiamo a visitarla e andiamo anche a trovare un po' di cena. Siamo ancora a Montpellier, stamattina la visitiamo un pochettino meglio anche di giorno. Usiamo questi parcheggi che sono nel contorno della città, che sono collegati alla metropolitana e puoi fare il biglietto o parcheggio e metropolitana. Siamo arrivati al mercato centrale o mercato coperto di Montpellier. Trippa! E questo è il foie gras con crema pasticcera. Ecco la cattedrale di Montpellier. Ti fai il retro? Ok. Ecco qui la mediatica di Federico Fellini. Siamo a Aigle-Morte, o Aigle-Morte. È un sito molto interessante perché ci sono delle bellissime mura, una sorta di cittadina fortificata che si affaccia su una palude, quindi è un posto abbastanza suggestivo e noi cerchiamo di andare quando c'è un po' di tramonto.
Anche bellina queste scatole. Bonjour, messieurs. Bonjour. Da queste bellissime mura qui potete vedere in fondo, ma in fondo le farine. Dunque, prima tappa di questa mattina è il Pont du Gard, ovvero uno dei ritrovamenti romani più importanti della zona qui della Provenza. Prima di entrare un po' all'acqua, Fan. Quello sei più basso. No, quello sei più alto. Bello fresco, come prendiamo quello che costa un po' di più, ma questi sono quelli della Casino, della President, che sono le marche che... Ok, questo qui è quello un po' più figo. Mono, meno, sì, un po' meno marca e sostanza. 100% latte de France. Inizio nelle con forchette, tutta roba di carta, riciclabile, compostabile, e nel fantastico mondo di Omar queste cose sono molto apprezzate. Anche queste salsiccine, snack e tutte le tipologie, anche con le noci. Come l'abbiniamo con il Domaine du Fournier, Côte d'Arion Village, come dovrebbe essere una medaglia d'argento Bordeaux, comunque non male. Proviamo. Una tortina con a base limone e meringa che mangiamo in strada. Siamo ad Avignone, nella via principale, quello che adesso andiamo a vedere un po' è chiaramente il castello e le mura. Potete vedere qui la banconota di 0 euro al costo di 2 euro. Siamo arrivati a Menerbe per il museo molto particolare, molto culinario. Qui andiamo a vedere questo piccolo paesino che è un piccolo borgo molto carino. Il paradiso della meringa. Abbiamo preso questa sorta di lingua di gatto immenso, bella grossa. E anche, adesso vediamo, anche sti macaron. Che si sono alla fragola, uno gusto bianco e uno giallo. Ecco. Estremamente buono. Questo vino che c'è come nell'etichetta c'è un bullone. Quindi le chouchot di Boulogne. De Boulogne, esatto. E questo, questa qui è la scelta che abbiamo fatto. Poi anche un bel rosé. Questo qui ne prendi? No, prendiamo due o tre. Sono in controluce, ma in particolare sono a Rossiglione.
qui si vende praticamente una loro produzione, sia di profumo balsamico, di tali ingredienti, cioè, si legge aceto balsamico di Modena. Questo viaggio continua e andiamo nell'abbazia di Senac. Era questa abbazia con tutta la lavanda. Ora la lavanda non c'è perché siamo a settembre. Queste belle saponette di lavanda di questa abbazia. Chiare fresche dolci acque, questo è l'inizio della canzone che è ispirato Petrarca e che praticamente nasce in questo paese, a Fontaine de Vaucluse. Siamo a Châteauneuf-du-Pape, in particolare siamo in un'azienda che si chiama Mondo Rendon, e quando si dice sassi si intendono proprio sassi. A differenza dei Chateau de Pape classici, che tendenzialmente tendono ad essere molto americanti, eccetera, lui c'è questo qui. Dovrebbe essere 2015. Sì, è girato 2015. 2015, molto agile, molto facile di birra, però di grande eleganza. Questo è l'estino prezzi. Bello se fai la foto. Sì. E questo è le Chateau, il famoso castello e dimora del Papa. Siamo arrivati qua al ristorante, alle Verger du Pape, ovviamente è un ristorante panoramico, proprio di fianco al castello. Noi prendiamo un menù del giorno, noi abbiamo pagato 28,50 euro a testa, tre piatti, tutti e tre ottimi, voto 9. Bianco è molto raro a Châteauneuf. Sì, esatto, infatti l'ho provato. E, insomma, i papi hanno scelto loro il terreno, hanno disegnato loro i confini e sono rimasti tali. Non si può... Siamo a Saint-Rémy de Provence. Questo è il busto dedicato a Nostradamus. Un gelatino del genere, per carità, pasticceria alta qualità, 4 euro, non lo dico a nessuno perché mi vergogno. Siamo nel monastero che ospitò Van Gogh nella sua permanenza qui a Saint-Rémy de Provence. Marsiglia, le cose che sono da fare e da vedere sono in tutto, siamo nella piazza principale, il carro armato che punta verso Notre Dame. Panier di giorno perché di sera è qui tutto chiuso. Andiamo giù e andiamo a visitare il paesino, la piccola Capri. Ciao.
l'ultima tappa di questo viaggio, una delle ultime è Aix-en-Provence. No, Aix-en-Provence. È piccolo paese, città universitaria, posto di Cézanne. Piccola casetta in campagna.